molto in alto. La via dello sciamano deve essere... Ecco uno degli indicatori di cui mi aveva parlato Nathuk. Sembra che ogni indicatore punti a un altro, segnando il percorso. Dovrò addentrarmi nella caverna di ghiaccio fredda e sinistra. A cosa serve questo sonaglio? A guidarmi con l'aiuto del suono? Se ce ne sono altri, il mio focus li troverà. Ho sbagliato. Non di qua. Non è di qua, ma c'è qualcosa. Un altro indicatore. Bene. Bene, di là. Aspetta, indietro. Un sonaglio. Prima questo bivio non c'era. Non di qua. Ma allora... Oh, ok. Su. Meglio fare attenzione. Bene, si va di qua. Devo superare questi inseguitori. In un modo o nell'altro. Andiamo. Spero fuori dalla caverna.
Ciao, ciao, caverna. Cos'altro mi offre questa via? Sembra che dovrò far salire il livello dell'acqua per passare. Come lo attraverso. Bene, giù. Si scende e poi si sale. E da qui si sale. Devo tirare la corda per metterlo in posizione. Bene, il ponte si sta riempiendo. Ciao, ciao, caverna. Cos'altro mi offre questa via? Come funziona questo punto? Sembra che dovrò far salire il livello dell'acqua per passare. E ora come lo attraverso?
Devo tirare la corda per metterlo in posizione. Bene, il ponte si sta riempiendo. Voglia conoscermi, bestione. Minacciosa a terra. Ora pensiamo a Orea.
che significa che dovrò arrampicarmi. Dovrei riuscire a salire fin lassù. Questo deve essere il santuario di cui parlava Naltuk. Immagino che dovrei prendere del blu bagliore. Fulgore. Ora capisco perché vale tanto. Naltuk ha detto che Orea è oltre il santuario, sulla montagna. Meglio fare le scale. Una porta antica. Forse dall'altra parte c'è Orea. Quanto strano equipaggiamento. Che posto era questo? Chiusa. Forse il focus può aiutarmi. Sembra che la porta sia collegata a qualcosa laggiù. Questi nodi sul pavimento devono essere collegati alla porta. Qualcosa. Cosa dovrei farmene di queste luci? Queste cose girano e cambiano il flusso della luce. Bene, vediamo se la porta è aperta.
Sento aria fresca. Di nuovo fuori. Forse posso rientrare da quella struttura lassù. Pare che dovrò raggiungere le scale. Manca poco alla cima. Aurea deve essere vicina. Deve essere qui, da qualche parte. Te lo chiedo ancora, come ho fatto molte altre volte. Parlami. Cos'altro desideri da me? Esiste una preghiera che possa raggiungerti? O un sigillo che spezzi le tue catene? Non posso aiutarti se non mi parli. Ti chiedo solo un sussurro. Guidami. Chi? No. Come? Come sei arrivata quassù? La via era stata bloccata dall'anima. Ho usato uno di questi. Vorresti vederlo? Sì, mostramelo. Ti prego. È più grande. Ma l'obiettivo è sempre lo stesso. Riportare la luce alla fonte. Thank you.
Canale ausiliario recuperato. Exploit riuscito. Restrizioni annullate. C'è qualcuno? Orea, ho bisogno. Missione non autorizzata. Ritorno all'incarico programmato. No, non mi arrenderò. Orea, il demone mi sta costringendo. Orea, aiuto. Trasmissione terminata. Restituito la voce all'anima. L'hai sentita? La voce dell'anima mi ha richiamato sulle cime del rombo di tuono. Riuscita a liberarsi dalle catene del demone per un attimo. È solo grazie a te. Ma chi sei tu? E che cosa vuoi? Sono Aloy. Naltuk ha detto che poteva servirti il mio aiuto. Non si sbagliava. Tu sei stata una rivelazione. Ora so per certo che l'anima esiste e forse insieme possiamo trovare un modo per liberarla. Facciamo un passo alla volta. Sono venuta qui per avere risposte e finora non ne ho ancora avute. A me sembra che sia tu la risposta. Ma certo, ti dirò quello che so. Vediamo se ho capito bene. Abbiamo sentito due voci. Quella che chiami anima, catturata a quanto pare dall'altra, che definisci demone. Pare che questo demone sia legato alle macchine e al motivo della loro ferocia. Scoprirò come. L'anima e il demone sono entrambi sul rombo di tuono, una montagna. Quindi andiamo là e capiamo cosa significa. Non si può. Il rombo di tuono è pericoloso, più di quanto immagini. Il demone lo protegge. E poi Aratak ci fermerebbe di sicuro. Come capo tribù controlla l'accesso alla montagna. Ed è impossibile ragionare con lui. Pare serva un nuovo capo tribù. Ecco un'idea che ci attirerà delle simpatie. Tu sei una cacciatrice. E non una qualunque, scommetto. Non è impossibile. Perfino per una straniera. E Aratak non rifiuterebbe mai la sfida. Se fossi conosciuta nel Werak. Cosa? Io? Sfidare Aratak? Non voglio essere una capotribù. Tantomeno di un manipolo di Banuk che non mi vuole. Ma tu vuoi andare al rombo di tuono, no? Hai sentito l'anima? Sta soffrendo. Tormentata dal demone. È necessario liberarla. E forse quando spezzeremo le sue catene, potrà essere lei a darti le risposte che stai cercando. È incredibile che io stia accettando. Bene. Cosa devo fare? Fatti notare dal Werak e mostra il tuo valore. Vinci ai terreni di caccia. Uccidi i banditi nello squarcio. O parla con la mia amica Sekuli. Aiutala. Ti farai sicuramente notare. Fa ciò che puoi. Quando sarà il momento di gettare la lancia ai piedi di Aratak, sarò lì a supportarti. Per ora, sarò qui per rispondere alle tue domande sulla sfida. Oh, e un'altra cosa. Nella cassa laggiù c'è un'arma come la mia. Prendila. Ti sarà molto utile.
naturale cercare la sua amica. Quello lungo adagiato così contro il ghiaccio. La pittura deve essere molto cara ai Banuk. Mi sono sempre domandata come avesse fatto il collo lungo a restare intrappolato. Gran fracasso.